Adesso viviamo ancora insieme il progetto di Silvia Pagni e il suo biglietto da visita. Bentornati a tutti nel nostro talk pomeridiano Biglietto da visita. Gli ospiti oggi ne sono tanti perché sono degli artisti che danno ancora oggi vita ad artisti che hanno fatto la storia della musica. Gentili ospiti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, sì, sì. Siete, non so quali ne siete oggi, però inizierei dal frontman. Ci sveli il suo biglietto da visita. Allora, ciao a tutti, sono Roberto, vengo da San Benedetto del Tronto e un indizio importante che posso dare è che porto dei baffi. Ah, oh, un indizio veramente molto importante, però io vado avanti perché poi scopriremo chi siete. Batterista. Ciao a tutti, io sono Diego e il mio soprannome è De Chiacchia. Ah, va bene, un indizio. Vengo da Roseto poi, tra l'altro, sono di Roseto. Ah, allora siamo vicini. Bassista, se non erro. Sì, ciao, mi chiamo Lorenzo Colucci, appunto sono un bassista e niente. Sei bassista, non c'è, nessun indizio, ecco. Nessun indizio. Per formare questo gruppo così, che anche a me mi ha fatto innamorare della musica, manca un quarto elemento. Per oggi siete in tre, a me va benissimo anche così. Voi quindi siete... Siamo in regina The Real Queen Experience, tributo ai Queen. Oh, che meraviglia, ragazzi! Ben arrivati nel nostro studio. È veramente io, mamma mia, Freddy, sei uguale. Dove? Sei uguale. Sei uguale. Ma veramente, io mi sono innamorata in borghese con gli occhiali. Io mi sono innamorata fin da piccola di te, però sapevo che tu non amavi tanto le donne. Esatto, il target è un altro. Ragazzi, oggi voglio parlare con voi perché voi fate spettacoli pazzeschi. Io ho visto già qualcosa. È un progetto che avete la grande responsabilità di un'esecuzione perfetta e anche l'immagine perfetta, quindi portate avanti veramente un gruppo che ha fatto la storia e continuerà per sempre. Chi è stato l'ideatore di questo progetto Regina? Risponde Lorenzo, vai. L'ideatore... Siete liberi. Allora, l'ideatore non è più, non fa parte più della formazione Regina. Allora, Regina praticamente sono nati nel 1999, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, appunto come tributo ai Queen. E poi da lì ci sono stati diversi cambi di formazione, fino ad arrivare a questa, che suoniamo insieme praticamente da 4 anni con Roberto, perché Roberto è l'ultimo cantante, anche l'ultimo membro del gruppo ad essere entrato. Freddy, adesso ti chiamo col tuo nome d'arte, Freddy. Eccolo. Quanto è importante il tuo personaggio? Come ti senti quando sei sul palco? Sei emozionato, immagino, all'estremo. E interpretare un personaggio così grande, sia vocalmente che fisicamente, è un bel impegno. Sì, è una grande responsabilità perché ovviamente c'è sempre il paragone e ovviamente perdi sempre, come chiunque, dal più scarso al più bravo. Però è vero anche che la gente sotto il palco, oltre a un primo impatto e a fare ovviamente il paragone che non reggerà mai, vive ed emozioni. E il nostro spettacolo emoziona. Spero che emozioni e per quello che è successo. Non so, stavi dicendo qualcosa? No. Ti stavo ascoltando perché veramente mi riporti in un mondo fantastico che ancora oggi io amo. Tu hai visto sicuramente, come tanti, il film Rhapsody, sì. Giusto? Sì, ti ritrovi, ti senti coinvolto in questo mondo così grande?
Beh, allora noi ovviamente quello che hanno fatto in qui, i Queen lo riproponiamo nel nostro piccolo, quindi anche le emozioni sono ridimensionate, però sicuramente è sempre bello vedere negli occhi delle persone, nei feedback che ci tornano appunto dalle persone che vengono ai nostri concerti, sentirsi emozionati e aver vissuto la nostra piccola esperienza Queen. Io adesso vorrei fare una domanda al mitico Brian May, quindi sarebbe chi? Quello che non c'è. Manca, benissimo. Allora, il batterista che si chiamava? Non mi ricordo. Roger si chiama. Lui si non chiama... facciamolo morire prima. Eh? Non facciamolo morire prima, dai. Ah, no, no, va bene, va bene. Allora, Diego, quanto tempo e quante ore c'è di preparazione per portare uno spettacolo così importante sul palco? Ma allora, di preparazione forse non tanto, perché noi siamo tutti fan dei Queen, fondamentalmente i brani già li conosciamo, e diciamo che partiamo quasi scherzosamente dicendo già studiati. Però come preparazione a livello proprio di spettacolo e scene, movimenti, cose da dire sul palco, cose da fare, cose da non fare sul palco, magari là c'è uno studio un po' più appropriato, perché lo spettacolo nostro è uno spettacolo che viene costruito più delle volte, soprattutto con l'esperienza, cioè facendo molti concerti, più concerti facciamo e più impariamo determinate cose che possono sviluppare lo spettacolo in maniera sempre più positiva, sempre meglio. Ecco, adesso una domanda al bassista. Dal nome? John Deacon. Lorenzo, quanti concerti ha fatto fino ad oggi in Regina? Quanti? E dove siete stati? Quali sono state le punte più importanti che ha toccato? Allora, penso, il numero esatto non, sinceramente non lo so, comunque credo che abbiamo superato tranquillamente 1200-1300 concerti in 25 anni. Io sono entrato nel 2002-2003, quindi c'è quegli anni prima che non conosco il numero di concerti che hanno fatto. E, qual era l'altra domanda? Quali sono stati i luoghi più importanti? I luoghi più importanti, bene, abbiamo visti tanti. I luoghi tanti... che tu ti ricordi con più emozione? Mi ricordo con una certa emozione la partecipazione alla prima edizione di Italia's Got Talent, andata in onda su Italia 1. Era il 2010 e arrivammo in finale lì, facemmo sesti. E quella fu una bella vittoria, un bel bigliettino da visita, se vogliamo dirlo. Certo. E poi ci sono anche tutti quei concerti che facciamo all'estero, che facciamo anche qui in Italia, ci sono molti posti molto suggestivi e che meritano veramente di essere sia visitati, poi farci anche i concerti, insomma. Certo, assolutamente sì. Adesso ragazzi mandiamo un piccolo contributo, io già l'ho visto, è un qualcosa di veramente spettacolare. Still, so.
Rientriamo in studio dopo aver visto questo live dei Regina, è un qualcosa veramente... Ragazzi, dove siete? Entrate nello studio, siete veramente spettacolari in tutti i sensi. Freddy, sei sempre bello, devo dire la verità. Grazie, sei sempre... Anzi, lo dico più grazie. il top, ragazzi, voi musicisti... siete proprio dentro al vero personaggio che ha creato poi questo grande gruppo dei Queen. Cosa chiedete per i Regina? Quali sono i vostri sogni per questo gruppo? Ognuno di voi mi deve rispondere, perché ognuno sicuramente avrà qualcosa da dire e da cercare per questo tribute dei Queen. Allora, io ti rispondo il continuo mai terminabile miglioramento, nel senso che per fortuna la musica dei Queen copre diverse fasce di età. Per esempio, quando noi andiamo a suonare in zone come Cipro, il nostro pubblico lì medio varia dai 60 ai 70 anni. Ci troviamo in altre zone dove ci sono i ragazzini e ragazzine di 13-14 anni. Quindi il nostro scopo proprio come tribute band è diffondere il più possibile il verbo dei Queen. Questo è, secondo me, lo scopo, a mia vista, di Regina. E per diffondere Lorenzo? Diffondere il verbo. Ah, per me... appunto lo scopo, il sogno, insomma, è quello di lasciare sempre un messaggio positivo a chi ci guarda, a chi ci ascolta, e regalando ad ogni concerto delle emozioni e anche dei sogni diversi. E poi, diciamo, a me piacerebbe un giorno, ecco, diciamo, nell'arco della carriera di Regina, suonare tutte le canzoni di Queen, dal primo all'ultimo. Quindi so che è difficile, ma tutte le canzoni. Però ci riuscirete sicuramente. E per Diego, qualche sogno per questo gruppo, per questa storia dei Queen? Guarda, io voglio essere sincero, sono ormai 20 anni quasi, più o meno, che sono nei Regina. È un sogno che poi, tra l'altro, conoscono anche loro, perché l'ho detto più volte. Io voglio andare in Giappone a suonare. Non per altro, anche perché i Queen poi, tra l'altro, erano famosissimi in Giappone negli anni 70, tant'è vero che loro scrissero anche una canzone in giapponese, Teotoriatte, sì. Tra l'altro, sì. E quindi niente, il mio sogno è solo, cioè, il mio sogno più grande per questo gruppo è riuscire ad andare a suonare in Giappone. Dai, che ce la faremo. Adesso mandiamo un altro contributo. Rientriamo in studio dopo aver visto quest'altro progetto. Freddy, è un progetto teatrale?
Sì, è un progetto teatrale e cerchiamo di dare un qualcosa di diverso rispetto al nostro spettacolo, chiamiamolo estivo, il nostro concerto estivo. Vorremmo mescolare quello che è appunto lo spettacolo sui Queen da tributo e unirlo ad un qualcosa di più teatrale, con appunto l'aggiunta di altri elementi. Sì, quanti elementi siete per un teatrale? Allora, ci sono sicuramente gli archi, che sono 4 archi, viola, violoncello e 2 violini, e poi c'è un coro. C'è un coro composto ovviamente da elementi maschili e femminili, da decidere, dovrebbero essere 8 persone. E in totale voi ne siete? Noi ne siamo 4 come Queen, forse stiamo pensando anche all'aggiunta di un quinto elemento che se qualora dovessimo avere necessità di tastiere. Perché a livello di spettacolo abbiamo pensato, ma è ancora tutto in fase di elaborazione, che il Freddy suoni il pianoforte perché venga un po' snaturato se va a suonare le tastiere. Tutto qui, a livello semplicemente di spettacolo. E certo, anche perché dovete essere molto precisi sulla resa dello spettacolo. E progetti futuri e vicini? Chi parla? Sempre io. Sempre Freddy. Freddy, oramai tu sei il perno di tutta questa band. Prego. Allora, no, progetti vicini sono sicuramente concerti all'estero, anche a breve. Faremo sicuramente dei giorni prima di Capodanno, se non anche Capodanno, in Belgio. Adesso stiamo vedendo. E sì, c'è questa cosa in cantiere del teatro, che è sicuramente un progetto parallelo, ma ovviamente... Il progetto principale della Tribute, quindi il progetto Regina, così come lo conoscete, ci porta via anche tanto tempo come concerti. D'estate ovviamente siamo full, ma anche d'inverno capita qualcosina. Per esempio l'anno scorso è capitato un paese che Lorenzo non l'ha inserito tra i suoi momenti clou di Regina, ma io ce lo inserisco, la Mongolia, perché prima di andarci non sapevo neanche dove fosse. Quindi la Mongolia, per me raggiungere la Mongolia con Regina è stato un bellissimo traguardo. E quindi abbiamo diverse opzioni in diverse zone dove non abbiamo mai suonato. Quest'anno abbiamo messo piede per la prima volta in Olanda, c'erano almeno 8.000 persone, quindi sicuramente è stato un bellissimo festival e un bellissimo biglietto da visita per quanto ci riguarda. Ecco, queste cosine qui sono dove noi dobbiamo andare a lavorare bene d'inverno e quindi ci concentriamo su questo. Benissimo. E su aggiungere brani allo spettacolo, perché come diceva Lorenzo sono talmente tanti e magari riuscirà a suonarli tutti. Guarda, appena vedete un concerto qui vicino ditemelo, perché io voglio proprio vedervi e ascoltare queste musiche meravigliose. Musiche, guarda, canzoni sono veramente spettacolari. Immagino che sensazione che provate voi sopra il palco ogni sera, perché veramente siete attorniati dalla bella musica dei Queen. Adesso io però vi voglio conoscere un attimino un po' più, non da artista ma da persona. Per Freddy, Freddy, la cosa più pazza che hai fatto durante un concerto? Mi sono buttato dal palco con un backflip. Potrebbe essere una di quelle. Poi quando l'ho rifatto anni dopo mi sono rotto il tallone, però devo dirlo, per correttezza. Diego, la tua paura più grande? Oddio, la mia paura più grande penso sia la paura più grande di tutti i batteristi, cioè ti si rompe il seggiolino e cadi dal palco. ogni sera ci penso, oddio, boh, stasera succede, cado, metto lo sgabello che va fuori e cado, mi faccio male. Questa è la paura più grande sul palco. Adesso per Tommy sono un pochettino più cattivella. Ha mai tradito? No, devi essere sincero però, sì, questa è la domanda, però devi essere sincero. Ma tradito o cosa? Tradito. I Queen.
tutto, però in amore, mi interessa in amore, hai mai tradito? No, che domanda personale. Una domanda, è un momento dove facciamo le domande un po' a trabocchetto. Ah, io pensavo nel contesto musicale, che non ho mai tradito. No, in quella, nell'atmosfera no. Bravo, allora sei una persona molto speciale. Ragazzi, purtroppo abbiamo terminato il nostro momento del vostro racconto dei Queen. Io vi ringrazio con tutto il cuore e spero di trovarvi nelle più grandi piazze, più bei teatri del mondo. Vi saluto e vi mando un bacio. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Saluto anche i nostri telespettatori e vi aspetto la prossima martedì con biglietto da visita. Ciao da me, Silvia Pagni.